Buongiorno, buongiorno brava gente, eh, buongiorno Francesca, Francesca, buongiorno Dona, Emanuela, Emanuela, ecco, buongiorno Teresa, Fortunata, buongiorno brava gente, eh, Barloreto, buongiorno, buongiorno brava gente, siamo tornati ad Assisi mm. e oggi è una, gio una giornata anche se uggiosa, ma carica di una bella notizia, carica di una bella notizia, e cioè che il venerabile Carlo Acutis, questo giovane, sarà proclamato beato il 10 ottobre proprio in questa basilica. Presiderà la messa il Cardinal Becciu, eh, poi faremo una lunga diretta sicuramente, quindi subito dopo San Francesco, e il Papa ha dato l'annuncio ieri alla vigilia della festa di oggi. Eh, che festa è oggi? Eh? Vediamo un po' se lo scrivete. Oggi che festa è? Eccoci qua. Buongiorno, buongiorno brava gente. Mm? Buongiorno, buongiorno Fiorella. Che festa è oggi? Però vorrei vedere scritto che cosa celebriamo oggi. Mm? Bentornato ad Assisi. Buongiorno Anna. Buongiorno Francesca. Uh, questa settimana non ti ho potuto seguire, però motivo ripreso, va bene, buongiorno, buongiorno, dall'Argentina, buong... corpus domini, corpus domini, eh. che significa corpus domini? Significa corpo del Francesco, ho visto, ho letto, ho letto, buongiorno, buongiorno brava gente, eh, significa il corpo del Signore, oggi è la festa del corpo del Signore il Papa, perché sapete Carlo Acuti si diceva e eh, questo ci, adesso ci introduce alla lettura del Vangelo eh, ci dice eh, ci diceva, aveva scritto che l'Eucarestia è l'autostrada per arrivare al cuore di Dio per arrivare a Gesù eh, non è bello Katia buongiorno, eh, vedo anche Angelo in Collegamento, saluto Fazzini e eh, tanti di voi. Buongiorno, brava gente. Allora andiamo al Vangelo di oggi. In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. è il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare?. Gesù disse loro: In verità, in verità vi dico. Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Bellissimo, eh? Chi mangia me e continua il Vangelo vivrà per me. E allora condivido la luce di questa bellissima pagina sull'Eucaristia che il Concilio Vaticano II chiama, eh, sentite bene, «Fonte e culmine». Della vita cristiana, fonte e culmine della vita cristiana. Allora, se è vero che l'Eucaristia è fonte e culmine della vita cristiana, ecco che cosa eh, ci dice? Intanto, un elemento storico: eh, la, prima, la primissima considerazione, e cioè eh, l'elemento storico, qual è? Eh, che noi ci troviamo di fronte ad, una, ad un Dio che era totalmente trascendente, mamma che parolacce ha detto Padre Enzo stamattina, trascendente, cioè lontano dall'uomo, eh, lontano dall'uomo. Eh, la consapevolezza eh, delle fedi monoteisti, ma anche la consapevolezza delle religioni pagane, era che è un Dio lontano dall'uomo. Che parlava attraverso i segni atmosferici, eh, insomma, eh, non la consapevolezza di un Dio eh, che invece eh, c'è una frase bellissima sempre della De Verbum che parla le parole dell'uomo, straordinario, che parla le parole dell'uomo. Mm. E allora eh, voi capite solo, solo questo aspetto. Di fatto è eh, rivoluzionario nella storia delle religioni. Per la prima volta noi ci troviamo di fronte ad una consapevolezza legata alla fede di un Dio che, parla, di un Dio che si incarna. E perché vi dico questo? Perché l'elemento più importante è un Dio che si fa uomo perché l'uomo ritorni a Dio. Un Dio che si fa uomo perché l'uomo ritorni a Dio. E uh, questo elemento che assicura la presenza è il pane. Il pane è l'elemento della vita quotidiana: non c'è mensa, non c'è stare insieme senza un pezzo di pane sulla tavola. C'è quella bellissima frase che dice: papà si toglie il pane da bocca per i figli. Eh, lo troviamo nell'incipit della vita di Gesù, nato a Betalemme, cioè casa del pane. Um, lo troviamo uh, nella piana eh? una piana verde eh? pianeggiante un po' come questo prato verde la piana della moltiplicazione o ancora il cenacolo in città ed infine con la resurrezione il primo segno Gesù condivide un pezzo di pane con i discepoli pensate all'episodio di Emmaus quindi questo elemento praticamente eh, fa quasi da eh, intervallo regolare nella vita stessa di Gesù. E, ed è interessante perché? Perché il pane, eh, il pane, cioè ci sazia, ci robustisce, ci vuole rendere soprattutto felici. Prendete e mangiate, prendete e bevete. Dio dice vicino a noi... Vieni qui, fatti avanti, eh, rompi il ghiaccio. Voi pensate, un Dio che non potevamo nemmeno nominare? Eh, ne... Ora invece lo possiamo toccare, lo possiamo mangiare. L'altro aspetto è l'elemento esistenziale. Con il pane non si gioca. L'elemento esistenziale. È bellissimo questo aspetto, perché qui io condivido con voi i tre aspetti più importanti eh, del pane, e cioè prende il pane, lo spezza, lo dona ai discepoli. Gesù prende il pane, cioè prendere in mano la propria vita. Gesù sta prendendo in mano la sua stessa vita, eh, la sua stessa vita. Gesù non solo prende il pane in mano, eh, prende la sua stessa vita, ma poi ringrazia. Ecco, adoperare questo, questo sguardo sulla propria esperienza. Ringraziare. Prese il pane, rese grazie. Eh. Ringraziare per, tutto, per tutti i doni che il Signore ci dà anche nei momenti di difficoltà, anche quando questo grazie fa fatica ad esprimersi. Benedice il pane. Vi volevo far vedere questa immagine, ecco qui: vedete Francesco che sta alla mensa e su questa mensa ci sono dei pezzi di pane. Troviamo molte volte Francesco d'Assisi con la mensa, e sapete come chiama il pane Francesco? L'Eucarestia, un frustolo di pane, Gesù che viene a noi ogni giorno. Ogni giorno, lo ripete nella prima ammonizione: ogni giorno eh, viene a noi ogni giorno viene a noi, a dire che ci assicura la presenza. Ma vi stavo dicendo, prende il pane, eh? rende grazie, lo benedice, eh? benedire, dire bene. Dire bene, è bellissimo questa espressione. Dire bene della propria vita, della vita degli altri. Noi a volte cerchiamo sempre di sottovalutarci o di sottovalutare gli altri. Puoi spezzare questo pane, quando è che si spezza il pane? Il pane lo si spezza quando lo si dona agli altri, quando la propria vita è donata agli altri, eh? quando si spezzano anche le logiche eh, dell'egoismo, spezzare quello che ci trattiene, che non ci permette di essere belli dentro e fuori. Ed infine quindi donare. Vedete, questi sono, se volete, degli elementi esistenziali che condivido con voi. E poi ci sono gli elementi, se volete, spirituali. Ho trovato una bellissima affermazione eh, sugli elementi um, spirituali. Dice così, e dopo la sua morte gli costruiscono dei tabernacoli d'oro, eh? I tabernacoli di bronzo, vi faccio vedere quello che sta qui in Basilica Superiore con Francesco, con, uh, uh, in argento, in oro, a volte eh, davvero delle chincaglierie di donna, qualcuno ha scritto. Ma lui, eh, quale tabernacolo voleva, cari amici? Ecco, questo è quello che sta qui ai piedi della croce del Cimabue. Eh un Francesco con accanto il tabernacolo. Eh? Quale tabernacolo voleva il Signore? Eh? E salutiamo davvero il corpo di Gesù oggi. Eh? Penso ai tanti che, si fanno, che oggi si accosteranno alla prima comunione, qualcuno mi ha scritto, prega per mio figlio, certo. Eh? E eh, perché? Lui si era mh, già progettato, Gesù si era progettato un tabernacolo che desiderava. E sapete quale tabernacolo desiderava Gesù? O meglio, quale tabernacolo Gesù desidera da noi? Eh? Gesù desidera da noi eh? che ciascuno di noi sia il suo tabernacolo. Ho trovato questa affermazione stupenda. Seppur peccatore Pietro, eh? ogni discepolo era chiamato ad essere tabernacolo di Dio. Allora, eh, questo ci porta ad una grande consapevolezza, ad una grande consapevolezza. Io ricordo quando eh, papà e mamma a tavola mi dicevano che giocavamo, giocavamo con le mollichine, no? O con la nonna se si lasciava il pane. Lo prendevano sempre con tanta attenzione. Ci dicevano di non sprecare il pane, di non giocare con il pane. E, e, e c'era questo usanza di fare il, la, la croce eh, sul pane quando lo infornavano a dire un po' la sacralità del pane, la dignità del pane. E questo continuo ricordo eh, del pane come qualcosa di importante nella vita di ciascuno di noi. Don Marco Pozzo a un certo punto dice che eh, il papà gli ricordava invece un'altra affermazione, cioè eh, chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane. E questo vale soprattutto per noi sacerdoti, per noi sacerdoti. Ogni volta che celebriamo l'Eucarestia, eh, eh, il pane, eh, con quell'Eucarestia non si gioca. E con quell'Eucaristia il Signore ci chiede di avere i denti eh, per consumarlo nella propria vita, per viverlo nella propria vita, la più profonda comunione, e di trasmetterlo quindi. vi faccio una confidenza quando ogni volta che celebro la Santa Messa ti ringrazio per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale a compiere il servizio sacerdotale. E allora io credo non vale solo per noi sacerdoti, ma per ciascuno di noi ogni volta che si accosta all'Eucaristia, ti ringrazio Signore, per averci ammesso la Tua presenza. Fa che questa presenza illumini, fortifichi la nostra vita, per far sì che questa comunione con Te abbia un senso, abbia un significato profondo. Bene, ecco, qui sono un po' alcune suggestioni che condivido con voi alla luce del Vangelo di oggi. Pioviccica, eh, volevo leggervi un po' fuori giù alcune indicazioni, ma vado, vado nell'ufficio. Buongiorno, eh, buongiorno brava gente! Eh, qui per un lavoro oggi Pioviccica, eh, c'è cioè sorella pioggia e vado un po' per alcuni saluti. Intanto ci dobbiamo ricordare un po' alcune, alcune cose. Adesso eccoci qua, eccoci qua. Eccoci a Piovicica, quindi vado in ufficio stamattina. E voilà, e voilà. Poi vi faccio vedere una cosa bellissima da qua sopra, che è stupenda. Ecco, io lo dico, eh, molti vogliono ascoltare solamente il commento del Vangelo, eh, quindi lo faremo un po' più breve nei prossimi giorni, in modo che qualcuno si può ritagliare il pezzo del commento al Vangelo. Questa è la piazza della Basilica Inferiore. Eh. Adesso però vengo con voi, eccoci qua, vediamo se ci riesco. Qui siamo entrati negli uffici, che vi ho fatto vedere quella mattina, se vi ricordate. Se vi ricordate, ecco, accendiamo le luci, eccoci qua, eccoci qui. Eccoci qua, buongiorno, brava gente. Eh? Vediamo se riesco a fare qualcosa con, con calma, stamattina. Mi metto qui, dove voi a, a volte vedete. Sta, stiamo continuando a proposito, eccoci qua, vediamo. Dovrebbe essere più, tutto più tranquillo, vediamo un po' se ci riesco. Faccio vedere quello che sta dietro. Eccoci qua, eccoci qua. Eh? Pare che va meglio, vero? Buongiorno, brava gente. Ehm. Visto che molti mi avete mandato eh, i saluti, pregate per eh, i miei figli. Io faccio il Io faccio anche adesso la croce quando faccio il pane. Eh, bellissimo, brava brava, eh? e, ecco qua i fogliettini. Che dove ho scritto, un po' di cose, vediamo un po'. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, un po' alcune lettere di aiuto, Elisabetta Pagliarini eh, che chiede un aiuto. Di 300 euro perché non riesce a pagare l'affitto. Eh, non possiamo pagare anche qui l'affitto. Eh, una signora di Bastia Giusep Giuseppina, mm? poi Sabrina Polidoro. Mm? Eh, mi ma, avete ma detto una cosa importantissima. Ieri quando ho detto. Questo mi dice che state attenti: mi dice che state attenti. quando ho detto um, Sant'Antonio, eh, Domenicano, qualcuno ha fatto una vedi di Parenzo era agostiniano dei canonici regolari, è verissimo, è verissimo. Eh? A volte se mi può capitare che mi sfugge qualche errore, commetto qualche errore. Eh, correggetemi non abbiate timore di farlo. Eh? Eh, lo potete fare anche pubblicamente perché io penso che la cosa più bella sia poter ammettere che una persona ha sbagliato io credo che eh, questo ci dà tanta, eh, tanta dignità e ci fa, e ci fa vivere così eh, belli secondo me eh. Eh, molti mi state chiedendo eh, la rivista il foulard eh, eh, continuate a scrivere su redazione chiocciolasanfrancesco.org, la rivista ve la invio anche gratuitamente. Il fulare invece fa parte di questa gara di solidarietà che, eh, che permette di dare il fulare a chi fa una donazione eh, superiore ad una certa cifra, 50 euro a 40 euro. Eh, è importante perché poi va per fare il bene, questo sappiatelo. Eh, poi Maria Grazia mi ha detto Ieri ti ho visto un po' triste, vero? Eh? Preghi per... No, stavo, stavo, ero solamente molto stanco Molto stanco perché sono stati giorni molto impegnati eh, Prega anche per il mio fidanzato Mirko, certo Che eh, ieri sera, se ho capito bene nell'email eh, Aveva il colloquio, spero che sia andato bene Raffaele Bianca che mi chiede di pregare annalisa che mi dice ho 49 anni, vivo da sola, eh, ho bisogno di una parola di conforto, certo, io penso che questo tema lo dovremmo affrontare con pacatezza, quello della solitudine. Eh, Loredana... Loredana che mi ha mandato una lettera una lunga storia, eh. a un certo punto dici eh, di Milano, la fede mi ha aiutato a non demordere. Oggi celebriamo l'Eucarestia, questo accostarci a Lui significa davvero non demordere, cioè avere un'ancora fissa in Lui e questo aiuta tantissimo. Io ne sono convinto: la fede, insomma, quanto è ancoraggio di vita, aiuta moltissimo. Poi, eh, Maria Pia, eh, Sapio, una preghiera eh, per il figlio Giuseppe eh, e nel Vangelo eh, ci vedi la vita la parola di vita ti aiuta qui l'accosto anche alla lettera di loredana poi Stefano un ragazzo che vive a Firenze mi hai raccontato un po la tua storia coraggio coraggio eh, io penso che il padre spirituale eh, noi ci, ci diciamo del come si dice eh, di, di aiuti così da lontano però poi è necessario avere una guida spirituale che vi possa seguire eh, vediamo se non dimentico nessuno a ah, ah, Arlentoni eh, ha trovato l'ha mandato, l'ha postato il dipinto di Giotto di Sant'Antonio e San Francesco penso sia tra, nella cappella della Maddalena giù in Basilica eh, ad indicare un po' questi due santi eh, contemporanei ma anche che si sono scritti sono visti eh, Bella l'amicizia tra i Santi, penso sia una cosa straordinaria. Termino questa diretta eh, con l'annuncio che abbiamo dato all'inizio di Carlo Acutis che sarà beato eh, il 10, eh, dicendo che eh, fa un gesto molto bello quando la mamma gli dice. Uh, mamma, la mamma gli vuole comprare due paia di scarpe e lui dice basta uno, il resto mamma diamolo ai poveri. e in, Lo prendo anche per rilanciare la campagna di solidarietà che terminerà il 15 uh, luglio e ogni tanto ce lo ricorderemo. Ce lo ricordiamo il 45515. Io sono non ve lo dico avete fatto perché sono convinto, sono certo che l'avete la, fatto chi non, non può farlo, perché non ha la possibilità, non si preoccupi, dica davvero, oggi un padre nostro è al Signore nel momento della preghiera personale, mm? buongiorno, brava gente, ecco l'immagine che voglio fa vedere, vedete c'è la basilica, vediamo se riuscite a vederla, la basilica, vedete, eccola qui, molto, eccolo qui, la basilica e dietro c'è da questa basilica parte una colomba con l'ulivo in mano ad indicarci ognuno di noi ecco messaggero di pace mm. e io vi auguro che ciascuno di voi davvero possa essere messaggero di pace prego per tutti voi per le intenzioni che mi avete inviato e coraggio andiamo avanti buongiorno brava gente buona domenica buona domenica eh? Ah, ricordavo per chi vuole c'è anche eh, l'appuntamento domenicale, non solo il sabato con TG1, ma la domenica intorno alle 11.10 oggi in modo particolare su Radio Rai 1 in viaggio con Francesco. C'è un'intervista così a una persona che conoscete. Buongiorno brava gente.